maestro, che quadro sta preparando? Questo è un soggetto che riguarda i soli, il sole spento in cielo e che si riaccende in una camera. Ma lei adesso sta facendo il disegno, cioè il Sì, bozzetto sulla tela. Che comincio a fare il disegno. usa un pezzo di carboncino. Un carboncino, sì. Ma la tela lei la prepara da sola? Qualche volta sì, qualche volta lo compro pronto. Ma c'è un modo speciale di preparare la tela, lei maestro usa? Beh, ce n'ho parecchi, sì, mica uno solo. Ma lei il bozzetto lo fa prima su un pezzo di carta? Sì, spesso faccio un bozzetto prima sopra un pezzo di carta. Come infatti vede lì, ho fatto il bozzetto. Ma questo motivo del sole che Sì, poi... l'ho fatto varie volte. Ma i colori che userà, lei cioè ci Colori pensa? buoni. A Sono colori a olio? olio, sì, perché colori al burro non ci sono. Lei scherza sempre, maestro. No. Ma lei quando lavora non è abituata a parlare, forse? E come vedo che parli solo? No, cioè rispondere alle domande di qualche seccatore. Ma no, quando lavoro sto solo. Lei è molto geloso del suo lavoro, quindi questa è un po' un'invasione che abbiamo fatto. Eh sì, ma gliela perdono. Usa sempre il carboncino per la... E perché è più facile da cancellare. E poi ripasso col pennello. Ma lei nella sua autobiografia parla che ha una preferenza per certe matite, per certe gomme, per esempio la gomma marca Elefante. Ma non si trova più. No. Ma non si trova più. Tutto quello che è buono, poco alla volta sparisce. Cos'è, un sole mediterraneo questo? Ma spero. Ma in molti suoi quadri c'è anche una certa ispirazione nordica, Ah sì? certi quadri, oppure le pensa che ci sia questa influenza, diciamo così, greca. Ma io non ci ho mai capito niente. Lei ancora comincia a lavorare a mezzo pomeriggio? Verso le 2, 2:30. E la mattina invece si riposa. Fa La mattina dormo. sonni lunghi, tranquilli. Quindi Sì. salza verso le 11, mezzogiorno. Sì. Poi fa, esce, va. Quindi Sì, vado a fare 2 passi, vado un po' al caffè greco. lei pomeriggio tutti i giorni lavora dalle 14 fino alle 19. Fino alle 7:30, 8. Quindi 4-5 ore al giorno. Sì. Certo, questo è il solo modo per poter lavorare molto, no? Produrre. Quanti quadri avrà fatto, maestro, lei, in tutto? Migliaia. Un numero approssimativo non lo sa. Ma alcune migliaia, certo, ma non li ho mai contati. Sta facendo un tempietto greco adesso, maestro? Sì, faccio un tempietto greco nel fondo. Ma questi elementi architettonici greci le sono rimasti veramente impressi. Sì. Lei ha vissuto 17 anni in Grecia, Sì. vero? In tutti i fondi dei suoi quadri che riguardano la Grecia c'è sempre un ricordo, non so, vago di Volos, cioè questo Monte Pelio con dei... Ma veramente di Volos non c'è molti ricordi. Paesaggio idealizzato allora, quasi. Ma Sì. Mi posso riposare? sì, maestro, se vuole si può sedere sulla poltrona e fumare. Non fumo. Non fuma sigari? Sì, ma non quando... Non in questi momenti. Troppo Sono momenti importanti quando lavora. Che importanti. fa? Legge? Niente. Pensa. Non penso. Allora,
Posso mettermi sulla poltrona? Sì, si mette. Lasci, maestro. No. Lei è molto ordinato. Molto. Vedo lì sul tavolo c'è una fotografia di suo fratello Alberto Savinio. Sì. Lei che sta leggendo adesso Infanzia di Nivasio Dolcemaro. Sì. Ma cos'è? Ci sono ricordi della vostra infanzia in Grecia? Sì, ci sono ricordi dell'infanzia in Grecia. Ma lei come considera suo fratello come scrittore? Molto buono. Adesso stanno ripubblicando un po' tutto, i libri. I libri di mio fratello? Ce ne hanno già pubblicato uno o due, ma dovrebbero ripubblicarli tutti, ma sa, con gli editori non si sa mai. Anche come musicista ha scritto delle cose? Sì, era musicista e anche pittore. Ma quando lei già cominciava a disegnare e dipingere, suo fratello non aveva interessi, diciamo così, pittorici? Quando ho cominciato, no, allora era molto, molto giovane, era un ragazzino. Io ho cominciato a dipingere molto, anch'io molto giovane. Mio fratello ha cominciato a scrivere e anche a disegnare e dipingere più tardi in Italia. Quindi il primo interesse era la musica? Sì, la musica, ma credo molto più la letteratura, perché come scrittore ha creato più che come musicista. Lei condivide queste suggestioni surrealistiche di suo fratello? Quali suggestioni? Cioè lei apprezza questo mondo, cioè c'è una radice... Sì, l'apprezzo, ma non ha nulla a che fare col surrealismo. Come? Nulla a che fare. Mio fratello era contrario al surrealismo come sono contrario io. Era un metafisico, diciamo così. Ma non so se fosse metafisico o metà, no. Ma quello che ha fatto non ha nulla a che fare con il surrealismo. Perché continuano a etichettarlo come... ma continueranno a fare loro, dico, ma io continuerò anch'io a dire che si sbagliano, lo dicono in malafede. Che la dura la vince, insomma, no? Ognuno rimane nella sua posizione. Poi sono cose che hanno poca importanza. Le leggende, no? Il surrealismo. Ma i rapporti con i surrealisti a Parigi? Ma l'ho detto mille volte che non aveva rapporti. Li ho conosciuti così e poi non mi erano poco simpatici e non li frequentavo. C'è stata una lite clamorosa? Sì, perché lei vuole che abbia avuto rapporti con i surrealisti. No, io domando a lei. Beh, se ci tiene, no, io le dico quello che ho letto sui libri, saggi, parlo allora di questo, io le domando se è vero. Tutte cose sbagliate o tendenziose. Io prendo atto di quello che dice, non è che io... L'avrò detto decine di volte, ma come parlare al muro, sa? Quando nasce una leggenda, rimane. Ecco, benissimo, adesso speriamo di aver sfatato questa leggenda. Manca molto al completamento, maestro, di... Lo devo disegnare e poi dovrò cominciare a dipingere. Ma questo sole che poi ritroviamo legato al cavalletto non ha nessun significato? È così, è un'immagine, una visione? Significato? No, filosofico, ce l'ha un significato filosofico, poetico? È un'idea che ho avuto e che trovo interessante. Vuoi riprendere a disegnare, maestro? O si vuole riposare ancora di più? No, posso disegnare. Maestro, quando lei dipinge questi quadri non ricorda niente, qualche episodio? No. Nella sua autobiografia c'è un capitolo dove parla di quel gioco con gli aquiloni. Ah sì, mi piaceva lanciare gli aquiloni. Che lei faceva degli aquiloni molto belli. C'erano quei giovani della Tessaglia che erano invidiosi e davano sassate. No, cercavano con un altro aquilone di buttare giù il mio. Ma li dipingeva lei questi aquiloni? Li colorava? Ma lei? Non erano dipinti, erano della carta che si attacca a una specie di sagoma fatta di canne leggere. Non erano dipinti. Ma che giochi preferiva quando era ragazzo? Appunto gli aquiloni.
Come amici aveva i giovani greci lì della Tessalonica? No, e ne ho anche frequentati. C'erano i due figli di un generale greco, che era anche amico di mio padre. Uno è morto, ma l'altro vive ancora. L'ho incontrato in Grecia, quando sono stato 2 anni fa. Le sue giornate come le trascorreva? Studiava? Studiavo un po', avevo dei professori. Come mai lei è così restio a parlare della sua infanzia, della sua giovinezza? Ma non sono restio, cosa devo dire? Rispondo alle sue domande. Sì, ma dico, rispondo sempre. Ma perché non so granché da dire, non so. Lei, la sua non è una vita avventurosa, una vita di battaglia? No, niente d'avventuroso. Adesso la luna l'attacca, la luna sul pavimento? Sì, ma quello posso fare anche dopo. Cos'è, una specie di palloncino attaccato con il filo alla luna? No, è un filo che unisce la luna in cielo, spenta, alla luna nella camera, accesa. C'è come la luna in fondo a pozzo, un po' un motivo poetico. La luna dentro la stanza, il sole sul cavalletto. Sì, un motivo poetico. Diciamo così? Sì, è poetico. Ma il sole lo farà rosso, ardente o un sole giallo? Giallo chiaro. Un sole anemico un pochino. Giallo e chiaro, anche la luna sul pavimento, giallo e chiaro. Invece la luna in cielo e il sole in cielo, completamente neri. E la poltrona? Ricorda lì? Bella poltrona, non so, la farò color rosa, forse rosa, non so. È un ricordo infantile la poltrona o un ricordo di comodità? No, non è infantile. Niente, una poltrona che ho messo là perché sta bene. Meglio guardare e non cercare i significati. La pittura è una contemplazione, bisogna contemplarla, guardarla. L'orizzonte che c'è? Il mare, maestro? No, dei monti. Maestro, il filo non ce lo mette, eh? Non lega le due lune? Come? Le due lune, non le lega col filo? Vuole che le leghi? Sì, perché sta finendo la pellicola, allora. Beh, se si tiene le levo. Tanto ci vuol poco. Maestro, adesso il disegno è finito, il bozzetto. Sì, ma devo scegliere alcuni colori. Che colori scegli adesso? Ma colori per il quadro. Se le vogliamo. Che cosa sono? Amuleti, quella catena che ha lì? Sì, amuleti. Porta fortuna. Lei ci crede? Né ci credo né non ci credo. Ce li fa vedere al momento? Lì? No, è un segreto personale. Ah, non cosa so, sono dei maialini? Sì, c'è un po' di tutto. Maialini. Certo, con tutta l'invidia che c'è al mondo, maestro. È meglio premunirsi. Sì. Anche qui dietro il cavalletto vedo il ferro da cavallo, il corno, sì. E il guischio. Quindi questo è un tempio dell'arte ben premunito contro ogni invidia. Contro il malocchio, le maledizioni. Siete, che pennelli sceglie? Lei che preferisce, piccoli, grandi? Ma ne ho bisogno di ogni misura. In questo caso, in questo quadro che sta facendo? Ho bisogno di pennelli medi, piccoli, anche qualche grande. Morbidi? Sempre morbidi, sì. Senta, ma questi tulipani, lei li dipinge? Sono tulipani artificiali questi, non sono veri tulipani. Lei come fiore ama il tulipano? Preferisco il tulipano agli altri fiori, sì. Come mai? Perché ha più forma.
Infatti i maestri antichi, quando mettevano fiori nei loro quadri, mettevano quasi sempre tulipani. Specialmente gli olandesi? Tutti. Lei non vedrà mai dei fiori in un quadro antico, che siano rose o garofani, non parliamo poi di crisantemi. Come mai? Perché il tulipano ha una forma... Sì, ha una bella forma. Lei ama molto i fiori, maestro? Preferisco la frutta. Per dipingerla? Anche per mangiare. Adesso dove va, maestro? Beh, vado a lavorare al quadro, se lei lo permette. Adesso comincia proprio a dipingere il quadro, maestro? Cioè... comincio a dipingere il quadro. Finita la fase preparatoria. E dipinge il sole adesso, maestro? Sì, comincio col sole. Lo fa tutto giallo? Giallo, ma poi lo ritoccherò. Ma lei che ama le notti d'inverno, come mai? Il sole... Ma per i quadri va bene anche il sole. Ah, ecco, è un motivo decorativo. Sì. Ma lei non ama le giornate di sole pieno, caldo? No, mi piacciono le giornate buie, quando piove e il cielo è coperto. Ma la primavera? La primavera non mi va. Quindi lei ha un temperamento invernale? Sì. A lei piace la primavera? Ma piace l'autunno. Allora andiamo d'accordo. Sì. L'autunno, la vendemmia. Beh, la vendemmia non mi preoccupa perché non l'ho mai vista. Non l'ha mai vista la vendemmia? No. Ma in Grecia c'è, no, una tradizione. Ci saremo, non l'ho vista. Ma lei non ama la campagna, maestro? No, amo le grandi città piene di gente. Ah, quindi non è... Con lei non va in campagna? Con molte macchine, no. Lavoro dei campi, contadini? No, roba triste. Ah, sì? Quindi lei, non so, la trebbiatura, la vendemmia... Niente, non l'ho mai vista e credo che non la vedrò mai. Lei preferisce le grandi città, i volti, i mani, la gente, il rapporto? Sì, anche le macchine. Anche le macchine? Sì. Come mai non l'ha mai dipinta la macchina? Cosa non faccio? Non ha mai dipinto automobili? Sì, una volta ne ho dipinte per la strada del... Strada del Sole, credo, non so. Mi hanno chiesto una volta di fare un quadro. Ma le piace andare in macchina? Sì, mi stanco meno che andare a piedi. Ma le piace andare forte? Andare come? Le piace andare a una velocità sostenuta? No, sì, giusto. Ma lei porta la macchina, per sì, me... Come? È stato un guidatore? No, lo sono ancora. Che macchina, grandi o piccole? Ma noi abbiamo una Mercedes e una Fiat 1500. Che fa delle gite vicino a Roma? Sì, a Roma, anche fuori Roma. Qual è la località vicino a Roma che le piace più di tutti? Ostia. Come mai? Non c'è troppa gente, troppa confusione? Dove? Ostia? Sì. Ma non so. Ma dove c'è la gente, maestro, la riconoscono, gli chiedono autografi? Sì, qualche volta. Non le danno fastidio? Beh, un po' sì, ma poi se nessuno chiede un autografo anche quello non mi va. Ah, perché se lei... Cioè, se c'è una giornata in cui non hanno chiesto l'autografo, per lei è una giornata... Ah, allora sto male. Ah, sì? Sì. Ma il sole sul cavalletto è giallo, è il sole all'orizzonte? Sì, metto questo giallo, ma poi sa anche lo ritoccherò. Mica rimarrà così fino alla fine. Ma questo motivo del sole è un vecchio motivo, io feci anche molti anni fa a Parigi delle litografie con questo soggetto per delle poesie di Apollinaire. Che parlavano del sole? Poesie. No, veramente non parlavano del sole, ma io ho fatto questo motivo col sole nella camera, col sole. Ma Apollinaire com'era? Simpatico? Simpatico. Che poi magari è stato, si è creata una leggenda
creato un personaggio diverso da quello che era magari nella realtà? No, veramente, ma io non l'ho conosciuto molto, perché l'ho conosciuto qualche mese prima della prima guerra mondiale. Poi lui partì volontario in guerra. Ma parlava l'italiano bene, Apollinare? Abbastanza, lui era nato a Roma. Ma era un tipo spiritoso, allegro, oppure malinconico? No, molto allegro no. Ma quel ritratto che ha fatto Apollinella, lui all'interessato era piaciuto? Sì, l'ho fatto in forma di sagoma. Di sagoma per il tirassegno. E poi, quando lui morì in seguito a una ferita nell'altra guerra, allora dissero che io avevo previsto la ferita perché c'era un segno sulla testa là dove era stato ferito. Ma queste sono storie che raccontano. Comunque l'uomo bersaglio, la sagoma del tirassegno, poi è stata ripresa da innumerevoli volte dai giovani. Anche oggi i giovani pittori... Cosa fanno? Tirano fuori... Sagome con sì. Tirassegno? Non lo sapevo. Questo è un cielo dell'Attica, maestro, verde smeraldo. Sì. Potrebbe essere anche un cielo della Svizzera. Come mai lei, anche nei quadri metafisici, c'è sempre questo verde smeraldo, questo cielo? Non mi piace. Ma questo è un cielo notturno o diurno? Crepuscolare. Quindi il sole prima di sparire lei l'ha catturato? Sì, e l'ho portato in camera. Maestro, dica. Quale poeta contemporaneo lei preferisce per passare alla poesia? Ma io non ne conosco. Ma adesso legge lei libri, romanzi? Sì, qualche volta leggo. Che preferisce? Niente. Cioè libri, saggi? Libri di filosofia, soprattutto Nietzsche e Schopenhauer. Ma lei legge sempre Nietzsche e Schopenhauer? Sì. Per distendersi? Che trovo siano i migliori, i più interessanti. Quindi lei l'Ottocento è un secolo che ama in modo particolare? Sì. Avrebbe voluto vivere nell'Ottocento, maestro? No, preferisco ora, perché c'è più progressi nella tecnica, nella medicina, nella chirurgia. Se uno è malato è curato meglio ora di quello che sarebbe stato curato nell'Ottocento. Quindi lei non ce l'ha con l'uomo disumanizzato, le polemiche contro la tecnologia, perché no. Oggi va di moda polemizzare contro sì, il progetto. Sì, so che va di moda, ma io non condivido queste idee. Lei non segue la moda, maestro? Mai. Ma lo fa proprio di proposito o è un fatto spontaneo? No, lo faccio perché la moda non mi interessa. Se ci fosse una moda che mi interessasse, la seguirei. Lei, maestro, quando fa un quadro, cioè comincia per esempio qui il cielo, no? Sì. Quindi lei adesso il cielo va avanti... Finché sarà finito. Fa una cosa per volta, un particolare... Sì, quando sarà finito il cielo farò il sole nero e la luna nera. Cioè un sistema metodico, metodico molto calmo. Ci vuole sempre metodo. No, perché oggi i pittori sono dei pittori che dipingono con foga, con pennello, veloce. Ma credo che sia una commedia. È tutta una commedia che fanno lì davanti al quadro. Sì. Cioè lei non crede che ci possa essere una pittura di getto? No. Immediata? Non ci credo. E non ci crederò giammai. Maestro, quando si stanca ce lo dica, si può fermare. Ma io non mi stanco mai. No, perché fa un po' di caldo con questi riflettori. Fa caldo, sì. Beh, pazienza. Ma lei ama il caldo? No. Quindi per lei è una sofferenza adesso stare... Ma fino a un certo punto, non importa. Non mi dica che si diverte, sta qui ma sotto non le lampe. Ma non mi diverto, ma vado avanti lo stesso. Con queste domande... Sì, lo so, ha ragione, ma cosa vuole? Bisogna che le faccia. Perché lei a un certo punto potrebbe lasciare Pennelli e Tavolozza e... E andare dove? Non so, andarsi a riposare. Ma lei è una persona gentile, troppo gentile, maestro. No, mai troppo gentili. Mai? Mai. Eppure oggi è un mondo in cui... Non c'è più gentilezza, non c'è più cavalleria. Boh. Io credo che è un mondo che assomiglia agli altri.
Ma sì, anche nell'Ottocento, gli Ma altri anche secoli. nell'Ottocento probabilmente, quando si leggono scritti di personaggi dell'Ottocento, si lagnavano del loro ambiente. Io Poi credo che in tutti i secoli gli uomini si sono lagnati del loro ambiente. cos'è l'acquaraggio, maestro? E acquaraggio con olio di lino. Che serve come... Diluente. Beh, i colori già di per sé stessi lei potrebbe già dipingere col colore o è troppo denso? No, il colore come esce dal tubo è troppo denso. Sì, ma non va bene per la sua pittura, ma un altro pittore potrebbe Ah, dipingere. sì. Non c'è nessuna legge che lo proibisca. Ma è una miscela che si compra così, maestro, già la No, prepara lei? si fa. No, si fa. Si mette metà olio e metà trementina. Ma non c'è un segreto È particolare facile. nella sua pittura? Cioè, usa... Sì, io uso molte tecniche, ma per questi quadri... Ma non è che vogliamo sapere dei segreti No, non sono del segreti, mestiere. ma per i quadri così inventati, metafisici, come li chiamano, dipingo semplicemente con olio e trementina. Senti, ma i suoi quadri sono difficili o facili da falsificare? Cioè, in giro ci sono molti quadri falsi. Sì. Sono dipinti male, allora? Se... Male perché... Sai perché i pittori non sanno dipingerli. E poi anche perché molte volte vogliono fare di testa loro, vogliono fare della fantasia, allora casca l'asino. Ma appunto, ma c'è anche qualche un segreto nella pennellata o nel colore o nel modo in cui lei stempera l'olio? C'è, ci sarà, cioè c'è... Ma non credo che... Qui c'è una natura morta, la pittura è diversa, cioè la materia sembra dipinta con altri colori, con... No, altri colori no. C'è più grassa, è più splendente, non lo so, c'è qualcosa di diverso. Sì, ma non è una questione di colori, è una questione di diluenti e anche di metodo di dipingere. Naturalmente, quando lavoro nel pomeriggio, ogni tanto faccio una sosta, una pausa. Interrompo il lavoro, ad esempio, per accendere la pipa, oppure ritoccare il gesso di qualche mia scultura a cui lavoro contemporaneamente ai quadri. In questi ultimi tempi ho eseguito molte sculture che riprendono i soggetti della mia pittura, cioè figure mitologiche, cavalli e cavalieri. Durante queste pause getto anche un'occhiata alle opere più recenti qui allineate nel mio studio. Thank you.
Maestro, lei già sta però un bel pezzo avanti, ci aveva promesso che avrebbe fatto tutto davanti alla macchina da presa. Sì, ma sa che io ho l'ansia di creare. No, non lo sapevo. Ma quando ha creato? Perché noi siamo qui dalla mattina alla sera. È di notte. Ah, non ha dormito lei per finire il quadro? Beh, ho dormito poco, ma sono un po' dormito. Ma come mai? Cioè, c'è stato un demone che l'ha Un posto. demone che mi tormentava. E che ha fatto? Ha finito il sole? Sì, ho fatto il sole, ho fatto in fondo qua. Ma le succede spesso di essere preso Sì, dall'ispirazione? spessissimo. Ma per lei dipingere è un divertimento, una fatica? Per me è un divertimento, un piacere, insomma, una soddisfazione. Un divertimento d'ordine superiore. Quindi non è lei preso dall'ispirazione, si straccia le vesti, si No, ma spettina, no, credo che grida. nessun pittore si stracci le vesti. E poi le vesti costano caro. Se mi dovessi stracciare le vesti ogni volta che dipingo un quadro, sarebbe una bella spesa poi. Ne fa quasi uno al giorno, no, maestro? Cosa, di Di quadri quadri. o di vesti? Quadri. No, uno al giorno no. Fino a lì non si arriva a fare uno al giorno. Ci sono dei pittori che ne riescono a fare 3-4. Se... Ah, beh, saranno i pittori moderni. Ma lei è un pittore fuori del tempo. Io sono fuori dal tempo, sì. Senta, ma questa luna che è attaccata, il filo passa dietro il tempio, cioè c'è un certo punto, Sì, non si vede e riprende sotto dal muretto. passa sulla montagna, un po' a cavallo lì, i monti che si vedono in fondo, poi arriva giù, poi da questo muricciolo entra nella camera. E arriva Alla finzione della luna che è sul pavimento. fino alla luna, a un certo momento però si accende perché c'è la luna accesa nella camera. C'è una specie di luna elettrica, quasi fosse una lampadina. Quindi Sì. Da l'ultimo pezzo di filo da nero diventa giallo. nero diventa giallo. Maestro, ma lei in un pomeriggio di lavoro quanto tempo si riposa? 5 minuti? Quando? 4 ore di lavoro, fa una sosta, fa una Sì, pausa. Quindi ogni tanto mi riposo. farla parlare mentre lavora la disturbiamo in un certo senso. No. Perché tanto lei non è che parla, risponde. Ma cosa vuole che dica? Vuole che dica qualcosa? Sì, se lei ci può Ma adesso mi ha raccontare. fatto una domanda, non ho capito. Sì. Che domanda mi ha fatto? Ma volevamo sapere se in questo quadro c'erano alcuni ricordi d'infanzia, No, ricordi. niente. Mi dispiace, ma non c'è nessun ricordo né di infanzia, né Di maturità. di maturità, né più tardi ancora. Niente ricordi. Senta, caro Simoncini, io direi di andare a prendere una boccata d'aria, perché qua con le lampade, col calore che fa in questo mese di luglio, andiamo a prendere una boccata d'aria così vediamo anche il tramonto. Eh sì, perché lei a quest'ora smette, Eh verso le sì, 7. poi i tramonti le piacciono a lei, anche a me mi piacciono. Verso le 7 del pomeriggio, poi qui c'è proprio il sole a picco, no? Sì, appunto. Maestro, il sole qui di Roma a tramonto è diverso dal sole che sta dipingendo lei. Sì, è un po' diverso, ma quello per forza deve essere diverso perché io immagino il sole come mi piace immaginarlo. Come immaginato nella fantasia popolare, con questi raggi. No, come immaginato da me. Senta, ma lei qui nei momenti di riposo viene fuori la terrazza, ma non c'è molto rumore qui a Piazza di Spagna? No, ma lei sente, non c'è molto rumore. Beh, ma adesso è l'ora del tramonto, l'ora in cui lei smette di lavorare,
c'è tutto il traffico per via dei condotti? No, per... io gran rumore non sento. Il sole di Roma, no, stasera c'è un po' di foschia. Ah, c'è foschia? Un torlo d'uovo. Ma io non dico mai foschia, dico piccola nebbia. Perché? Perché foschia è una parola che mi dispiace, mi dà noia. In che senso? È così, non so. C'è tante parole che mi danno noia. C'è qualche altra parola che sì. Mi dà noia? A prescindere, per esempio, non dico mai. Non l'abbiamo mai usata. Mai dico a prescindere. E poi qualche altro aggettivo. No. Così eviteremo parlando con lei. Basta non parlare di foschie e di a prescindere. Ah, queste sono... Le principali. Quindi stasera è una sera un po' leggermente velata. Sì, c'è un po' di nebbia, nebbiolina. Quindi lei alle parole ci tiene molto, alla precisione linguistica. Sì, molto. No, potrebbe dire foschia, non è un sbaglio di lingua, ma a me non mi va quella parola. Maestro, se allora avessi usato la frase, a prescindere dalla foschia, una bella serata... Sarei scappato subito, sarei andato a piedi lontano. Comunque adesso lei torna a lavorare e finisce... Sì, tornerò a lavorare perché ho famiglia. Ecco, quindi deve lavorare molto per me. E devo lavorare perché ho famiglia. Famiglia deve mangiare. Una grande famiglia da mantenere. Non è grande, ma insomma deve mangiare. Quindi anche lei è un lavoratore come tutti gli altri. Come tutti gli altri. Manca molto alla fine, maestra? No, è finito quello. Ma questi panneggi laterali che danno l'idea di un sipario del palcoscenico, dà quasi l'idea che qui siamo di fronte a una scenografia. No, non ho pensato al palcoscenico, li ho messi perché legano con la composizione. Quindi un elemento decorativo. Sì, poi anche bisogna vedere insomma le distanze tra le cose che siano giuste, se c'è troppo vuoto da una parte... Bisogna un po' riempirlo, eccetera. Quindi ci sono problemi di armonia proprio. Di armonia costruttiva del quadro, sì. Lei vuole sapere tutto? No, vorrei sapere, ma vedo che lei appunto... Non... Sì, sono restio. Si maschera. Ma non tanto però. Perché... No, qualcosa dico. Ma a lei le dà fastidio che le faccio tutte queste domande? No, ma certo alla fine mi stanco. Ma le luci le danno fastidio? Ma certo, danno fastidio a tutti, perché a lei non le danno fastidio. Sì, un caldo. Sì. Poi stancano gli occhi, per fortuna non mi capita tutti i giorni di lavorare in mezzo alle luci delle cineprese. Ma maestro, per esempio, noi tante volte, altri anche giornalisti, hanno cercato di farle parlare sulla sua vita, cioè cogliere magari un momento di debolezza. Lei è sempre così sicuro, sempre così... sicuro di me stesso. Cioè non c'è mai un momento di debolezza, mai, di angoscia, di dolore. Niente, di... niente. Lei proprio vuol nascondere, Non nascondo. In un labirinto, in questo lei è micciano. Non ce l'ho, voglio nascondere. Ma lei è sempre felice? No, felice non potrei dire. Come faccio a dire che sono sempre felice? Chi è l'uomo che può dire che è sempre felice? Ma cerca di dare un'immagine più possibile serena, gentile. Ah, beh, quello sì. Ottimista. Sì. Perché tanto poi esternare anche i propri dolori non serve a niente. Non serve a niente. Farli sapere agli altri, anzi, ci si pone in uno stato di inferiorità. Già, appunto. No, perché nell'opinione comune, appunto, tutti dicono, De Chirico è sempre così pieno di immodestia, sempre così pieno di... Cioè... Quasi avessero tutti piacere di coglierlo in un momento di debolezza. Cosa vuole che le dica? Io non posso mica stare a badare a quello che dicono. Lascio dire. Maestro, che mette? Già la firma? È finito. Ah, è finito? Ma non lo riguarda, no, niente, già? Beh, lo riguarderò. Ma la firma è... Quando arriva il momento della firma, com'è? Contento, emozionato? Sì, perché è finito. È contento? È contento, quando si finisce una cosa è una fatica di meno. Senta, ci mette anche la data? Ma sì, metterò anche la data. Sì, ma poi dico la data che valore ha? Ma queste sono manie create dai critici, dai mercanti, che finiscono con attribuire al quadro non un valore di opera d'arte, ma di filatelia.
Maestro, non ci può mettere anche luglio, vicino al 73? Troppa roba, no, perché? 73 basta. Non metto mai il mese. Ma perché lei ci tiene che metta il mese? No, perché è una cosa ormai storica questo quadro. Ma che quindi... storica, va bene. Allora mettiamo il numero, luglio sì. Cos'è? 7? Sì. Fatto. Quindi un altro lavoro finito. Sì.